Ciao, mi chiedete tutti che lavoro faccio. Allora vado diretto al punto. Sono un tecnico informatico, però questa sera non vi tedierò tanto sul tipo di lavoro che faccio attualmente qui in America perché non ne posso parlare in quanto ho firmato un codice di condotta, si chiama, per cui non posso parlare assolutamente del mio lavoro. Non è nulla di top secret, è semplicemente che non posso parlarne sui social. Quindi io qui in America faccio il tecnico informatico. Però vi spiegherò da dove è nata questa passione. Cosa mi ha portato nella mia vita a fare il tecnico informatico? Io sono un figlio di un riparatore di TV, hi-fi elettrodomestici e a sua volta mio nonno riparava le radio con i transistor. Quindi forse qualcosa nel riparare le cose ce l'ho nel sangue, come avete visto dai vari video divertenti che faccio. Comunque, il mio primo computer mi è stato regalato all'età di 12 anni, mi sa, ero in seconda media, il mitico Commodore 64. Penso che se l'abbiate avuto in tanti. Io no, Tu no? no. Col registratore delle cassette perché i floppy costavano troppo. Quindi, col Commodore 64 io ho cominciato a entrare nel mondo di computer. Una scatola vuota dove caricavo i giochi e giocavo. Però l'anno successivo non mi era più sufficiente giocare. Volevo capire come funzionavano questi giochi e ho detto: ma da dove cominciare? Ho aperto la scatola del Commodore e ho trovato un manuale con scritto Basic, linguaggio di programmazione. E da lì ho cominciato a leggerlo, l'ho divorato quel manuale lì. L'ho divorato e ho cominciato a programmare in Basic. Poi, quando sono arrivato al punto che col Basic sapevo ormai già tutto, tant'è che a 14 anni ho scritto in Basic la simulazione del programma del fantacalcio della Gazzetta dello Sport. Cioè inserivo tutti i voti dei giocatori, poi in base alle formazioni che inserivo lui faceva i conti, divideva i voti per squadra, sommava, insomma, non sto qui tanto a... Sono passato poi al Simon's Basic come linguaggio, però non mi piaceva, perché era troppo grafico. Finché alle superiori ho scelto un indirizzo, un liceo scientifico, e in terza superiore o quarta, adesso non ricordo, ho avuto la fortuna di trovare una professoressa di informatica, che la ringrazio tuttora, che mi ha proprio introdotto al mondo dei personal computer, perché per me c'era solo il Commodore e ormai avevo esaurito tutte le risorse disponibili per programmare sul Commodore. Ho cominciato a usare i primi personal computer, saranno stati dei 486, DX2 mi sembra, e ho cominciato a programmare in Turbo Pascal, riportando quello che avevo imparato col Basic, quindi ho rifatto il programma del Fantacalcio col Turbo Pascal. In terza superiore c'è stata la folgorazione. Pubblicità per TV, Pentium 75 e Windows 95. Io lì ho visto il futuro. Cioè ho visto questa pubblicità che veniva dall'America, non più i vecchi 486 con la grafica proprio di Windows, ma una grafica completamente innovativa. Non ero nel mondo del Mac io. E qui ho preso la folgorazione proprio, cioè avevo, mi ricordo ancora, 3 milioni e 400 mila lire in banca, frutto di tutti i risparmi delle mancette che avevo accumulato da quando ero bambino. E proprio mi sono imposto di comprarmi il primo computer, ma non me lo sono solo comprato, ho voluto anche assemblarmelo, perché nel frattempo, finché non avevo un computer tutto mio, andavo in biblioteca a leggermi ogni settimana le riviste di PC professionale, per imparare cos'erano i pezzi di computer, come montarli, quali erano i più Non utili. c'era YouTube allora. No, non c'era niente, solo biblioteca. Insomma, il primo computer me lo sono montato, mi ricordo ancora, era un Pentium 166 con Windows 95. Lì è stata proprio la folgorazione, nel senso che anche questa cosa di vedere come è fatta la roba dentro, di smontarla, rimontarla, provare, riprovare, mi sono proprio appassionato al mondo dei computer, sia dal punto di vista dell'hardware, che tuttora adoro, sia dal punto di vista del software e della programmazione. E mi ricordo ancora che a Natale, siccome volevo la mia stampante, gli ultimi 400.000 lire ho fatto proprio una lite con mia mamma perché non voleva comprarmi la stampante perché mi diceva: tieniti almeno questi soldi da parte. No, io ho voluto comprarmi la stampante e programmare l'interfaccia anche per stampare con i miei programmi. Poi posso dire che la mia avventura, continuando con le superiori, si è conclusa qui in quinta superiore, mi sono iscritto all'Università a Verona. Ma qui ho una storia che è simile, non per l'efficacia o per essere Hai diventato poi... incontrato me No, dopo? No. prima.
qualcuno, non l'efficacia per aver inventato qualcosa, ma bensì la storia, che sembra quella del garage, quella di Steve Jobs e di Bill Gates. Loro sono diventati grandi, io sono un semplice tecnico informatico. Però vi racconto questa. Essendo all'università di informatica bisogna studiare. Quello che ci facevano studiare nel 98, ahimè, era troppo già vecchio. Era vecchio per il mercato che stava correndo come un matto per l'informatica. Cioè nascevano negozi di hardware, nascevano gruppi di discussione, nascevano gruppi di programmazione. E all'università mi sono trovato un po' spaesato perché studiavo linguaggi vecchi quando il mondo stava correndo su linguaggi di programmazione nuovi e anche sull'hardware nuovo, mentre quello dell'università era vecchiotto. Diciamo che l'università viaggiava su un treno regionale, mentre l'informatica viaggiava su Intercity. Io volevo viaggiare sull'Eurostar, volevo viaggiare. Quindi, durante il corso di informatica ho conosciuto altri studenti come me che erano poco interessati ai linguaggi vecchi. Cosa ci siamo messi a fare? Ci siamo messi a fare siti internet programmando in HTML 4.0, che la script era una cosa proprio innovativa. Pensate. Quindi, che io non lo capisco ancora adesso. Facevamo siti internet amatoriali dedicati alla telefonia, ai cellulari. Io mettevo, mi ricordo, gli articoli di cellulare, ma proprio impostati bene come grafica. No, quindi mentre gli altri erano a casa a studiare, a fare il corso di informatica sui libri, noi ci sbizzarrivamo amatorialmente su questi siti. Io mi ricordo avevo fatto un sito addirittura che parlava di tutte le tariffe telefoniche, ma c'era proprio uno scambio di idee tra noi, che di linguaggi di programmazione, ma come fare questo dal punto di vista grafico, grafica, nei computer si sapeva malapena cosa c'era. Comunque di queste persone qui le voglio salutare, se si ricordano di me, se vedono questo video, tutte e quattro sono tecnici informatici nel loro ambito, quindi ciao a tutti. Il mercato stava correndo come un matto mentre l'università era vecchia. Così cosa ho deciso di fare? E non invito a farlo a nessuno, però erano altri tempi quelli nei quali l'ho fatto io. Ho deciso di mollare l'università perché ho ricevuto un'offerta di lavoro, una vera e propria offerta di lavoro, per andare a lavorare su una conceria a fare il responsabile informatico. Perché avevano questo sistema informatico in partenza, in via di sviluppo, era una conceria in via di sviluppo, quindi gli serviva un ragazzo dinamico, giovane, per far partire questo sistema. Mi ricordo che mi alzavo alle 7 di mattina. Cioè no, proprio, prima alle 6. Prima, scusa, cominciavo alle 7 di mattina. Ma proprio con tutto l'entusiasmo di un ventunenne alle prime armi che avevo in mano. Avevi conosciuto me anche. Dopo, nello stesso momento sì, ho conosciuto anche Aurora. Ecco, non si ricorda neanche più. No, perché quando parlo di informatica mi si illuminano gli occhi. Insomma, da lì sono partito e avevo già sviluppato sempre per conto mio la passione per i database relazionali, quindi SQL Server, che è il mio amore proprio, per chi ha detto i lavori sa cosa intendo. E niente, da lì è partita la mia carriera, quindi questo è un po' un excursus di quello che faccio e da dove è nata la mia passione per i computer. Se avete qualche domanda lasciatela nei commenti e vedrò di rispondervi al più presto.